Passiamo all'oggetto numero 29, sopralluogo presso l'ospedale da campo, dichiarazioni del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico. Interroganti, consiglieri Bettarelli, Bori, Meloni, Paparelli e Porzi, illustra il consigliere Bettarelli. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Finalmente, dopo un mese dal deposito, ci troviamo a poter discutere questa interrogazione dopo che non ci è stato consentito di inserirla all'ordine del giorno del Consiglio scorso e dopo che non ci è stata data la possibilità di trattare una mozione urgente rispetto ai diritti dei consiglieri regionali. Ma ora ci siamo e finalmente potremo avere dei chiarimenti. In parte alcuni chiarimenti sono già arrivati nel corso della interrogazione dei colleghi della Lega del Consiglio scorso, quando l'assessore Coletto, che in questo momento non c'è ma ha avuto modo di rispondere, di chiarire qualche aspetto. Intanto, e lo dico anche a livello personale, aveva avuto qualche crisi di identità, visto che sui giornali sembrava che i consiglieri fossero in tre. In realtà, come ci dice l'assessore Coletto, il 19 febbraio alle 15.30 si recavano presso l'ospedale da campo quattro consiglieri, quindi c'ero anch'io, così per la cronaca, e mi fa piacere perché insomma c'ero. E l'assessore, sempre l'assessore Coletto, in sede di risposta al collega Pastorelli, dice: il comportamento dei consiglieri non li ha comunque esposti al rischio epidemiologico, che è una poi delle domande che poniamo anche noi. Ma le questioni sono, per entrare nel merito, dato il poco tempo, sono estremamente gravi rispetto alla fonte da cui sono state pronunciate, quindi parliamo del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, e rispetto ai contenuti. E vi leggo quello che ha dichiarato su un giornale, solo su un giornale, è uscito sulla stampa solo su un giornale, e vi leggo le dichiarazioni, di cui chiedo ovviamente chiarimenti e specifiche. Ci è stato chiesto come, virgolettato, ci è stato chiesto come direzione di rispondere alle loro domande, ma non è stato possibile, eravamo in servizio. Quindi, al di là che vengono riportate inesattezze, visto che noi abbiamo chiesto un'eventuale disponibilità, non abbiamo imposto nulla a nessuno, e usando la prima persona plurale, eravamo, e sottinteso noi, quindi chiedo se il direttore Giannico alle 15.30-16, quando rilascia questa dichiarazione, era in servizio presso l'azienda ospedaliera, perché noi eravamo, è plurale, prima persona plurale, un po' di italiano me lo ricordo, loro erano, avrebbe dovuto avere un'altra congiunzione, quindi noi eravamo, si presuppone che il direttore Giannico fosse in servizio in quel momento. Quindi chiediamo, era in servizio in quel momento? Seconda questione, il direttore dice venivano annunciate prove tecniche, quindi dice che c'era un rischio epidemiologico perché ci potevano essere delle prove tecniche con dei malati Covid. Io chiedo, in base a quale protocollo medico-sanitario mondiale, a livello mondiale, europeo e nazionale, esista la possibilità di fare delle prove tecniche spostando dei malati Covid, cioè per far pratica agli operatori sanitari? Il direttore generale ci dice che fa delle prove tecniche con i malati Covid. Io vorrei capire se c'è un protocollo, una direttiva, un foglio, una qualsiasi cosa per cui si possa pensare di fare delle prove tecniche con dei malati. Io credo che questo lo capisco anche io, che non sono un sanitario, lo capisco anche io, credo che sia una dichiarazione molto grave detta da qualsiasi persona normale. Mettetela in bocca, anzi mettetela scritta sul Corriere dell'Umbria, al direttore. E questo è quello che ci ha dichiarato. E vado a concludere con la terza e ultima domanda, non è un quiz purtroppo, ma è una cosa molto seria. Quando ci dice che i malati Covid non erano state allestite le terapie intensive,
perché gli spazi nell'ospedale da campo sono troppo angusti. Spazi nell'ospedale da campo per le terapie intensive troppo angusti. Quindi, da un anno si è pensato di fare un ospedale da campo, si sono spesi oltre 3 milioni e mezzo, grazie alla Banca d'Italia, ma sono soldi che potevano essere spesi diversamente, e il direttore ci dice che quegli consigliere spazi Tempo, non favore. Sono adeguati perché sono troppo angusti. Io, in termini, ripeto, medico-sanitari, non comprendo che cosa si intenda per angusti, ma quindi non si è stato fatto l'ospedale da campo perché c'erano degli spazi angusti. Io chiedo quindi gentilmente chiarimento rispetto a queste tre domande specifiche. Grazie. Grazie consigliere. Vicepresidente Morroni, prego. Grazie vicepresidente. Consigliere Bettarelli, le prove tecniche sono state realizzate lo stesso giorno dell'apertura, con il trasferimento consensuale di soli 3 pazienti ricoverati da alcuni giorni presso lobby del pronto soccorso e riportanti un quadro clinico stabile. Solo nei giorni successivi, dopo aver verificato la piena funzionalità degli assetti organizzativi all'interno della struttura campale, sono stati ricoverati ulteriori pazienti Covid, provenienti prevalentemente dal territorio e trasferiti con il 118. Nessun disservizio è stato arrecato ai pazienti in argomento, che sono stati trattati in totale sicurezza da parte dell'equipe del pronto soccorso. Così come i consiglieri regionali svolgono il loro lavoro anche al di fuori delle mura del Consiglio, venerdì 19 febbraio ultimo scorso il direttore generale era fuori sede per partecipare a vari appuntamenti di lavoro precedentemente fissati. Come previsto per legge nei contratti di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario, l'assenza dall'ufficio del direttore generale viene automaticamente coperta dal più anziano in ruolo, nel caso in specie il direttore amministrativo. Entrambi i direttori al momento dell'improvviso sopralluogo dei consiglieri erano in sede ed occupati in altre attività istituzionali. Come ampiamente dimostrato nei giorni successivi all'apertura, la struttura campale è risultata conforme alla normativa, idonea ad ospitare posti letto di terapia intensiva, subintensiva e per pazienti acuti Covid. Per spazi angusti si fa riferimento ad ampie aree di degenza, ma dotate di un numero rilevante di postazioni paziente tecnologicamente avanzate che generano difficoltà di movimentazione per l'assistenza. Al fine di valorizzare al massimo la tecnologia messa a disposizione dalla Protezione Civile e dalla Banca d'Italia, nel pieno rispetto della destinazione d'uso, sono stati trasferiti 8 letti con relativa tecnologia presso il blocco operatorio Trancanelli da destinare a paziente Covid. Tali postazioni sono analiticamente inventariate e saranno restituite alla Protezione Civile alla stessa stregua di tutto il restante materiale ubicato nell'ospedale da campo. Ad oggi la struttura campale ospita 10 posti letto per acuti, 12 posti letto di subintensiva e 8 posti letto di terapia intensiva, con spazi di manovra confortevoli sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. Nessuna lamentela è stata finora avanzata in merito al comfort garantito presso l'ospedale in argomento. Grazie. Grazie vicepresidente, prego consigliere Telegrafico Bettarelli. Recupero anche il tempo che ho preso prima, quindi rispetto al eravamo, forse ci deve essere stato un errore di battitura da parte del giornalista. Erano, non eravamo, erano, loro erano, non noi eravamo. Rispetto agli angusti la ringrazio, insomma il fatto che non sono state messe le terapie intensive così come pensato altro un anno fa, la risposta è già nelle corde. E non ho compreso bene, me ne scusi, se i 3 malati che sono stati utilizzati grazie alla loro disponibilità per fare queste prove tecniche erano positivi al Covid o no. Credo di aver capito di no, ma questo è quello che penso io, perché non l'ho capito. Ha detto che poi sono stati spostati altri malati dopo che è entrato in servizio Covid, ma siccome non ci dice che erano positivi al Covid, immagino che i 3 che sono stati utilizzati non erano positivi al Covid. Questo è quello che ho capito io dalla sua risposta, ma può essere che ho capito male. Però, quindi non sono stati spostati malati Covid, come pensavo fosse normale.
E non entro poi nel merito di tutte le altre considerazioni, perché ci sarà chi lo farà, visto che non è questa la sede deputata, ci sarà chi lo farà, quando altre affermazioni molto meno gravi, più come dire personali, legati ai consiglieri, che viene scritto sono stati allontanati, dopo essere stati allontanati, non ci ha allontanato nessuno, dopo che avevamo visto quello che volevamo vedere, cioè niente, siamo andati via da soli, non siamo stati allontanati, e non pretendevamo di andare in direzione, non l'abbiamo mai preteso, abbiamo fatto 2 o 3 telefonate per capire se c'era questa possibilità, ci è stato detto che c'erano degli impegni e siamo andati via senza essere né allontanati, senza pretendere nulla. Credo però, e concludo davvero, che quello che è stato costruito intorno a questo sopralluogo è molto grave da un punto di vista comunicativo, soprattutto perché ha svelato da una parte qual è stato poi la molla che ha fatto scattare tutto questo nervosismo a fronte del fatto che è uscita qualcuno molto più importante e rilevante di noi, che è la Procura della Corte dei Conti, su quell'ospedale, e far dire inesattezze, e non mi sbilancio oltre perché siamo registrati, far dire inesattezze al direttore Giannico, perché sono inesattezze, consigliere, per favore, a quelle che sono state dette su un giornale, credo che sia molto grave, perché l'informazione deve essere corretta, soprattutto se escono dichiarazioni virgolettate su un giornale di una figura di così alto spessore come Giannico. Grazie consigliere. Procediamo con l'oggetto numero 33. Criticità rilevate dalla Corte dei Conti in merito alla ricostruzione dell'ospedale di Norcia e sanità in Valnerina. Intendimenti della Giunta al riguardo. Interroga il consigliere Bianconi. Prego consigliere. Grazie vicepresidente. Questa mozione segue, questa interrogazione, scusatemi, segue un'altra interrogazione che circa 5 mesi fa avevo posto in quest'Aula all'assessore alla sanità Coletto, che voleva evidenziare lo stato dell'offerta sanitaria di cui gode oggi la comunità di Norcia e in gran parte la Valnerina, una offerta sanitaria fortemente ridimensionata negli ambulatori, ridimensionata nell'organico, ridimensionata nel primo soccorso, in un territorio che resta sempre più isolato e lontano da ospedali organizzati, con la trasformazione poi dell'ospedale di Spoleto ad ospedale Covid. Questo problema è stato ulteriormente amplificato e su questo c'è stato lo scorso 26 febbraio un richiamo dal procuratore regionale della Corte dei Conti, Rosa Francaviglia, la quale richiama la necessità di un intervento urgente sull'ospedale di Norcia, sull'offerta sanitaria, in considerazione proprio delle problematiche che si sono moltiplicate anche relativamente al Covid e ad una popolazione molto molto anziana. Ecco, da qui parte questa interrogazione, da qui considerando anche delle risposte che erano state date allora dall'assessore Coletto lo scorso 13 ottobre 2020, rispetto al quale il sottoscritto interrogava la Giunta sul fatto che venisse o meno ripristinata la pianta organica del 2015, per quanto possibile con le strutture attualmente a disposizione, parlo anche delle strutture temporanee, su questo c'era stato un impegno, a distanza di 5 mesi nulla è accaduto. Per quanto riguardava poi l'impegno preso sull'aspetto strutturale, o meglio la domanda posta, a quella non c'era stata una risposta perché non di sua competenza. Quindi mi auguro che oggi io possa avere, non solo io, ma la comunità della Valnerina possa avere delle risposte più puntuali in merito alle risorse umane, alla pianta organica, allo stato dell'arte per quanto riguarda la ristrutturazione, la ricostruzione dell'ospedale di Norcia, magari facendola atterrare all'interno
di un timing di cui la popolazione ha di certo necessità. Però su questo tengo anche a fare un altro discorso per allargare le considerazioni, perché spesso ho fatto interventi in quest'aula cercando di mettere al centro un discorso generale. Il discorso generale anche in questo caso parte dalla necessità di avere, dopo un anno e mezzo, un piano regionale della sanità, perché quello che è necessario nella gestione delle emergenze, dell'emergenza Covid, come delle emergenze di aree di questa regione che sono state dimenticate e che sono da anni in sofferenza, ecco, un piano regionale è l'elemento principale dal quale partire nel gestire le emergenze e nel gestire le risorse che atterreranno, per evitare di fare quello di cui abbiamo parlato due minuti fa. Vuol dire non fare buona gestione delle risorse di cui questa regione è a disposizione. 3,5 milioni spesi nell'ospedale da campo, se noi avessimo avuto un piano regionale sanitario, li avremmo potuti investire sicuramente in maniera strategica migliore e gli umbri tutti avrebbero avuto un ritorno in termini di beneficio sociale più alto. Questa è stata, ormai la frittata è fatta. Credo che sia un errore grande che serva da lezione per il futuro. Quindi all'interno del mio ragionamento, e voglio chiudere, c'è la necessità di un piano regionale intelligente che superi anche errori che sono stati commessi in passato, che sia un piano sostenibile che renda tutti gli umbri dal punto di vista della percezione dei servizi, dia a tutti gli umbri la stessa dignità. Ci vuole un po' di rispetto, specialmente per quelli che sono più borderline in questa regione. È che questo passa da una buona programmazione, da un'analisi, e in questo percorso cerchiamo di partire da chi è stato da tempo dimenticato e oggi soffre più degli altri. Mi auguro di avere delle risposte puntuali e che alle risposte poi magari facciano seguito le azioni. Grazie. Grazie consigliere. Risponde l'assessore Melasecche. Prego. Come evidenziato nell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, il procuratore regionale della Corte dei Conti è riportato nell'interrogazione, per quanto riguarda la ricostruzione delle strutture ospedaliere, quella di Norcia attualmente è in fase di progettazione. La progettazione, visto il contesto e i vincoli dell'area dove sorge il complesso, è improntata a realizzare un intervento che abbia elevate caratteristiche di resilienza in occasione di eventi sismici, caratteristiche di ecosostenibilità e capacità di adattabilità, in modo da essere utilizzata anche nel caso in cui si verifichino emergenze di qualsiasi tipo. L'appalto del servizio di progettazione dell'intervento è stato affidato mediante gara aperta ad un gruppo di tecnici esperti nella progettazione di strutture ospedaliere, che avrà l'obiettivo sfidante di progettare un intervento che renda alla comunità il complesso ospedaliero funzionante e atto a garantire il livello di sicurezza e operatività atteso per un'infrastruttura strategica che ospita attività ospedaliere. L'oggetto della progettazione non è quindi mera riparazione dei danni, ma la rifunzionalizzazione e ristrutturazione del complesso ospedaliero in modo da consegnare all'USL Umbria 2 un intervento che sia compatibile con l'immediata funzionalità del complesso e con le esigenze del territorio, come riconosciute e programmate dalla sanità regionale nell'ambito della programmazione in corso. Nella consapevolezza che una celere realizzazione dell'intervento non può prescindere da un'azione coordinata dei soggetti coinvolti al fine di rafforzare il supporto alla progettazione e alle scelte da compiere in questi giorni, la Giunta regionale sta formalizzando l'accordo tra Regione Umbria e i servizi competenti della sanità e delle infrastrutture, il Comune di Norcia e l'USL Umbria 2. L'accordo istituisce un apposito gruppo operativo in modo da adottare un'azione coordinata sulle attività di progettazione, cantierizzazione,
realizzazione e monitoraggio e adeguare durante tutta la fase di realizzazione dell'intervento dall'inizio alla fine alle esigenze sanitarie del territorio e a garantire che comunque i servizi ad oggi presenti a Norcia rimangano comunque attivi. La prima parte della progettazione sarà consegnata tra meno di 2 mesi. Dovrà rendere uno studio di fattibilità che, valutando diversi scenari in termini di attuazione e costo dell'opera, permetterà di scegliere lo scenario più favorevole in considerazione dei tempi e delle risorse a disposizione della Regione. Il progetto definitivo sarà consegnato entro 1 mese dalla scelta dello scenario che consente il miglior rapporto costi-benefici. Ad oggi, la tempistica dell'intervento rispetta i tempi previsti dai cronoprogrammi consegnati lo scorso anno alla Corte dei Conti e a dicembre al commissario straordinario Legnini. Per effettuare l'affidamento del servizio di progettazione si sono posti in essere tutte le procedure semplificate del codice degli appalti previste per legge a seguito del decreto semplificazione. 2. Il controllo degli atti relativi all'appalto inviati ad ANAC per l'espletamento delle procedure, di cui all'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica, ha sempre dato esito positivo. 3. Si stanno attivando tutti i contatti con gli enti preposti al controllo in modo da arrivare alla conferenza di servizi prevista per l'approvazione del progetto con una sostanziale condivisione del progetto stesso, evitando così ulteriori richieste di integrazioni che farebbero perdere tempo prezioso. Il finanziamento rassegnato per la sola parte storica è di 5.400.000 euro. Tempo previsto fine lavori metà 2023. Per quanto riguarda la parte sanitaria, le consegno, visto i tempi, la nota che mi ha dato il collega Coletto e che ripercorre punto per punto tutte le prestazioni e servizi che verranno mantenuti. Gliela consegno brevi mano. Grazie. Posso? Grazie Assessore, prego Consigliere Bianconi. Grazie Vicepresidente, mi scusi. Ringrazio l'Assessore per avermi fornito un quadro preciso tecnico delle fasi di progettazione per arrivare poi alla partenza dei lavori. Ecco, abbiamo una data, metà 2023, che è una data per certi versi importante e sappiamo dove atterrerà. Mentre da quanto ho capito dalla risposta, ho delle grandi preoccupazioni rispetto al fatto che è stato detto che verranno mantenute le attuali funzioni in essere nell'ospedale. Ecco, questo è oggetto per me di un grande delusione, perché l'assessore aveva detto nella passata interrogazione che avrebbe ripristinato la pianta organica del 2015. L'ospedale di Norcia nell'ultimo periodo è stato fortemente indebolito dal punto di vista sia dell'organico che degli ambulatori, ed è stato indebolito non soltanto per i problemi strutturali che ha avuto, ma è stato indebolito ulteriormente anche in maniera totalmente indipendente dai problemi strutturali della stessa offerta, ecco, sanitaria locale. Quindi il fatto che venga mantenuto non basta, è necessario che vengano ripristinati gli ambulatori fondamentali per una comunità molto anziana, è necessario che il servizio di primo soccorso sia H24, perché l'area è vasta e gli ospedali di riferimento di secondo livello sono sempre più lontani. Grazie.